Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di MotoGP. Io sono RobaZombie94 e andiamo subito con i Gran Premi. Ma prima di andare a quello che sarà il Gran Premio 8 di San Marino della Riviera di Rimini al Simoncelli di Misano, andiamo prima di tutto a sviluppare ancora una volta il motore della nostra moto, della nostra RC250GP. Lo portiamo al massimo. Ora possiamo solamente raccogliere gli ultimi punti per migliorare la rigidità longitudinale della moto. Detto questo, ragazzi, io direi andiamo a buttarci a capofitto sul Gran Premio e ci vediamo tra poco alla linea di partenza. Un saluto dal Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove sta per prendere il via la gara della Moto3. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. Bene, quindi dopo le solite parole del nostro buon Guido Meda, eccoci qui finalmente alla Misano World Circuit Marco Simoncelli per la gara di Moto3. Mi sentirete molto stizzito e arrabbiato perché il nuovo update è andato sia a migliorare l'IA dei piloti e credo abbia ritoccato un pochino, poco la difficoltà. Tutti i piloti sono in griglia, concentrazione al massimo perché mancano solo pochi secondi alla partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Avrò spento il gas a martello. Qua si è andato male in partenza perché è veramente un partito lentissimo. Come posso aver preso una penalità se, non so, se sono stato quasi sul cordolo? Chiediamo una bella spinta a Denis Foggia per andare più veloce. Ok, siamo ai margini della zona punti, eccola lì, 15° posto Kornfeld, 14° invece Fernandez. Ok, si sta creando il vuoto davanti a me, quindi niente punti per questa gara del vuoto. E guardate che tempo con cui gira Antonelli, 1:47,9. Giro solamente 3 secondi più lento. Minio, 1:47,8. Aspettate che adesso arrivo io con il mio 1:50,8. 1:51. Mi superate in 4 in quella curva. Attenzione Fenati che se ne stava andando via per un contatto con Arenas. Inizia il quinto e penultimo giro. Vince Niccolò Antonelli per la SIC 58 squadra corse. Direi
Direi che c'è molto ad essere arrabbiati dopo il nuovo update, In però attesa che la c'è anche regia il ci porti al parco chiuso fatto per della incontrare medaglia i protagonisti felice, della insomma. gara, diamo una rapida C'è occhiata adesso i alla novietti classifica appunti per finale noi. della Moto 3. Invece Foggia era molto indietro. Rimango a 30 punti da Sergio Garcia. Boh, Tombot pure, non cambia, non variano niente perché entrambi sono arrivati dietro di me. Però mi superano sia Joan Masia e Lorenzo Dalla Porta. Adesso dobbiamo riaprire il campionato più di prima. Lo Sky Racing Team si fa superare dallo Best Air Capital Dubai, che supera anche lo Snipers Team. Davanti non cambia nient'altro se non che la squadra SIC 58, la scuderia del padre di Simoncelli, supera la Honda Team Asia grazie alla vittoria di Antonelli. Ora ne vedremo delle belle. Un saluto dal deserto spagnolo e dal circuito di Aragon, dove sta per partire un'altra gara della classe Moto3. Il cielo sopra la pista è sgombro da nuvole e gli ultimi bollettini meteo prevedono temperature in linea con la media stagionale. Bene, quindi dopo le parole del buon Guido Meda possiamo andare in quello che è l'ennesimo Tilkedrom. Perché sì, ebbene sì, questa pista è una delle piste fatte dallo stesso Herman Tilke che ha fatto Austin, Texas, per la quale quella mi piace, cioè quella. Ma qui, proprio Aragon, non credo ci sia pista che odio di più di Aragon, delle piste che lui ha È fatto. stato un lungo weekend per i piloti della Moto3, ma finalmente è arrivato il momento della resa dei conti. Siamo in collegamento con la griglia di partenza. Partiamo Ancora qualche istante e dalla la pole gara position, avrà signori. inizio. E direi che la media hard è la scelta migliore. Andiamo subito in pista. Abbiamo Dalla Porta e Masia dietro di noi. Sono quelli che per il momento appunti ci stanno davanti e noi dobbiamo tenerli dietro per questa gara. Andiamo. Anche gli ultimi piloti si sono posizionati sulla griglia di partenza di Aragon. È tutto pronto per la corsa. Prima dentro, gas a martello e andiamo! Spegne il semaforo ed è via! Ed è gas, gas, gas! Dobbiamo darlo tanto perché la partenza è una delle peggiori proprio. Proviamo bene, ottima partenza di Migno e anche di Dalla Porta. Attenzione perché Canè. No, ma sì, Canè voleva chiudermi la porta, non Dalla Porta. Ah! Ha fatto un errore di frustrazione proprio in curva qui. Ha preso la ghiaia. Ok, traiettorie diverse per Migno e Dalla Porta si vedono. Ok, si sta staccando un gruppetto che siamo io, Migno e Dalla Porta. Ovviamente gli tengo a bada. Oh, ho preso in pieno Migno, aspettate che sennò è brutto. Più che altro è che io poi vado nella sabbia, ma brutto nei confronti di Migno. Specie per Migno, l'ho dovuto sportellare un pochino. Ma una posso pure regalargliela. Ma qui devo superare. Devo superare, devo superare. Devo andare a riprendermi dalla porta prima che mi faccia come a Silverstone. Una fuga impossibile da riprendere. Attenzione, Migno entra cattivo! Andiamo a prendere la scia da Migno, andiamo a riprenderci dalla porta! Ok, per ora gli restiamo abbastanza incollati a alla porta. Canè intanto supera Migno.
Perdo qualcosa, perdo un bel po' di dalla porta. Questo prende e se ne va adesso, non lo sento. Dalla porta gira qualche decimo meglio di me. Non male, non male. In questo tratto mi sembra. Le sensazioni sono sempre buone. Mi sembra che abbiamo recuperato qualcosa dalla porta, anche se la moto tende ad uscire un po' larga, sottosterza un pochino. Devo compensare con lasciare il gas in alcune curve. Migno, Canè, questi qua stanno molto indietro. Io dalla porta ce ne stiamo andando, ma dalla porta sul dritto sembra averne veramente di più. Mentre io sul tratto guidato qui vicino parecchio tiro giù un 1-7-2-7-6. Ok, sto diventando più aggressivo nelle frenate negli ultimi giri e sta funzionando per il momento. Che dalla porta, come potete vedere, è minimalmente sempre più vicino. Allarghiamo parecchio lì. Aia, aia, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non sembra che abbiamo perso più di tanto. Forse stiamo veramente prendendo la scia. Siamo dalla porta. Arrivo a frenare talmente tanto che finché non sento il controller che vibra come un matto, non lascio il freno. Dalla porta mi ha un pochino costretta una sbavaturina. Però stiamo lì. Gli stiamo attaccati, non si direbbe. Mamma mia, in uscita di curva ne abbiamo molto di più di dalla porta. Abbiamo ripreso, signori, e miglioriamo anche il nostro giro. E ciao dalla porta, ciao. Volevo entrarmi in esterno, però mi ha toccato ed è andato larghissimo. All'ultimo giro facciamo il miracolo, che cominciavo quasi ad arrendermi, cioè arrendermi nel senso, nel tentativo di attaccarmi. Mi sarei quasi accontentato anche della seconda posizione. Non finisce qui però, perché dalla porta a Canè sono molto vicini. Siamo molto lenti nel primo intermezzo, vediamo. Nella parte. Nel resto del tracciato fatto dalla porta si è fatto superare da Canè. Per un livello di punti ottimo, perché questo significherebbe tantissimo. Canè è attaccato proprio come una cozza. Siamo quasi un secondo più lento rispetto al precedente giro su questo intermezzo. Mamma mia, anche Migno vuole superare dalla porta. Vediamo chi ne esce vincitore di tutta questa situazione. Che vedo il casino dietro di me, c'è un'orda di gente. Tanto Vietti supera Binder. E qui direi che possiamo affermare che io
vinco il Gran Premio di Aragon. In attesa che la regia ci porti al parco chiuso per incontrare... Giro veloce per Joamé Masia, che tira all'ultimo giro un bel 2, 6 e 7. Praticamente ha girato 5 millesimi più veloce del mio giro più veloce. Incredibile. Dal compagno di Migno. Antonelli secondo. Dov'era Antonelli? Non lo so, ma è apparso a nulla. E ha superato anche Canè in uscita di curva. Incredibile Antonelli. Prende punti anche, tanti punti, la Leopard con Marcos Ramirez settimo. Marco della Porta quarto. Ma attenzione anche alla Sich 58 scuderia, squadra corse, che con Suzuki ottavo e Antonelli secondo fa capotto. Noi pure aiutiamo grazie alla dodicesima posizione di Vietti, undicesimo solo da Rimbinder. Andiamo a vedere quelli che sono i primi, che adesso con l'aggiornamento non credo che li vedremo mai più primi. Butemos 21esimo e Garcia 26esimo. Incredibile. Andiamo quindi a vedere i punti. Superiamo Masia e Dalla Porta e anche Butemos e ci portiamo a 5 punti da Sergione Garcia. Sembra che per la fine del campionato la lotta sarà solo con Lorenzo Dalla Porta e Masia, perché probabilmente Garcia e Butemos difficilmente riandranno a prendere punti. E quindi direi che adesso potremmo dire che siamo in testa al campionato, ipoteticamente, anche se di un solo punto davanti a Lorenzo Dalla Porta. Attenzione, questo è un dato da fatto da tenere in conto. Un solo punto da Lorenzo Dalla Porta e qualche punto in più da Joamé Masia. Andiamo a vedere come va a configurarsi invece il campionato dei team, delle squadre. Il Chip Green Power adesso prende punti solo con Darren Binder. Leopard Racing inizia ad avvicinarsi, eppure parecchio. La Baster Capital Dubai con Minya Masia si piazza terzo, supera l'Estrella Galicia. Cosa che facciamo anche noi, seppur di pochi punti, ci accodiamo alla Baster Capital Dubai. E... la Leopard Racing è lontana, ma la Leopard adesso come adesso potrebbe nelle ultime gare attaccare la Chip Green Power e magari tentare l'affondo, il sorpasso e vincere quantomeno il campionato squadre. Noi invece cercheremo l'affondo su quello piloti, cercheremo sempre di dare più punti che possiamo per lo Sky Racing Team VR46. Speriamo anche in Vietti e Foggia in risultati decenti per i nostri compagni di squadra. Detto questo, ragazzi, vi lascio all'animazione di vittoria dal vostro RoboZombie. È tutto, noi ci rivediamo al prossimo video, che sarà l'ultimo di questa settimana. Poi ci saranno i classici appuntamenti con Eurotrack e American Track. E inoltre, mi raccomando, non perdetevi i video del sabato e della domenica, perché farò un breve annuncio, lo farò in entrambi, perché magari c'è chi preferisce guardare Eurotrack e chi magari preferisce guardare American Track. Nel dubbio lo farò all'inizio di entrambi i video e metteremo il cuore in pace. Detto questo, ragazzi, dal vostro RoboZombie è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video e ciao ciao! Questo pilota oggi ha saputo imporre alla gara un ritmo pazzesco e adesso lui e i suoi meccanici si abbandonano giustamente ai loro festeggiamenti.